Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rick e oggi siamo ritornati qua su un nuovo deck. Oggi ragazzi non siamo con un deck troll, ma siamo con un deck di legami inossidabili, di quelli un pochino più seri, ovvero il Garde Sylveon, il Garde War e Sylveon GX. Mazzo folletto interessante. Prima di farvi vedere la lista vi ricordo che in descrizione c'è il link per partecipare al torneo standard che ho organizzato. C'è tutti i link, il link di Telegram. Se avete bisogno di codici passate sul link in descrizione perché c'è un piccolo sconto. Inoltre seguitemi su Instagram perché sono molto sexy. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere subito la lista. Eccolo qua, Gardevoir e Sylveon GX. Pokémon, una coppiata secondo me perfetta. Sono due Pokémon fantastici. Praticamente l'attacco principale, Canto di Fata, con un'energia in colore ci permetterà di cercare dal mazzo fino a due carte energie folletto e assegnarla ai tuoi Pokémon in panchina. Quindi in panchina, non al Pokémon principale in attacco, cosa molto importante. Con tre energie invece fa 150, che non è un attacco potentissimo, però comunque sono 150 danni e possiamo distribuire a piacimento tutte le energie assegnate che ha questo Gardevoir ai Pokémon in panchina. Cosa significa? Se io per dire so che con il prossimo attacco questo Garde Sylveon morirà, io posso fare 150 e spostare tutte queste energie ad un altro Pokémon in panchina pronto per attaccare. Quindi, così da non sprecare queste tre energie, quindi è una cosa molto fondamentale. Con tre energie invece l'attacco GX è magia miracolosa come Lourdes, fa 200 danni, quindi capace di shottare parecchia roba. Inoltre, se abbiamo ulteriori tre energie, l'avversario rimischia le carte che ha in mano nel proprio mazzo, rimanendo senza carte in mano. Quindi potenzialmente gli possiamo bloccare i prossimi turni. Se non pesca subito, per dire, una Camilla, è stato un attacco inutile. Però comunque possiamo limitare parecchio l'avversario. Uno dice vabbè, però fa 150 danni, che cosa ce ne facciamo? Ce ne facciamo perché comunque abbiamo delle carte oggetto come l'amuleto folletto elettrico, ovvero che previene tutti i danni inflitti al Pokémon folletto a cui assegnata questa carta dai Pokémon elettrici. Cosa significa? Picacrom non ci potrà attaccare perché, essendo un Pokémon elettrico, con questo oggetto assegnato non ci fa danno, quindi tanta roba. Stesso discorso per l'amuleto abilità: preveniamo tutti i danni inflitti dai Pokémon GX o X del tuo avversario che hanno delle abilità. Quindi non lo so, lo Zeraora, il Tapu Lele, anche se non è un proprio un main d'attacco, però Lunchcrow, tutti quei Pokémon che hanno delle abilità, sicuramente me ne sono dimenticate di più forti. Però li possiamo anestetizzare in questa maniera e fargli 150-150 finché non ci leva l'oggetto. Cappuccio furtivo, previeni tutti gli effetti delle abilità del tuo avversario inflitte al Pokémon a cui è assegnata questa carta. Rimuovi anche tutti gli effetti esistenti dello stesso genere, quindi tanta roba. Poi ovviamente per far girare un po' il mazzo c'è il Miss Magius che lo possiamo, diciamo, sacrificare e peschiamo fino ad avere 7 carte, quindi non male. E l'Oxernias che ci fa 130, oppure ci fa cercare una carta aiuto. 130 comunque ci servono per buttare giù quei Pokémon, come può essere un Ninetales di Alola che ci va a bloccare il Garde Sylveon, quindi o Lupa, queste cose qua. Come trainer c'è l'acchiappa Pokémon modificato che ci permette o di pescare fino ad avere 3 carte in mano, oppure se giochiamo due di queste carte usarlo come una sorta di Elisio, ovvero scambia uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario con il suo Pokémon attivo e usandola solamente come strumento, quindi tanta roba. Barella per ripescare, Minor Ball per prenderci praticamente ogni cosa, Nero Pietra fondamentale perché ci permette di avere praticamente il Miss Magius subito al primo turno, dandola a questo incredibile follettino dalla collana trovata sulla spiaggia. E ovviamente Poké Gear per andarci a prendere una carta aiuto. Fondamentale in questo mazzo è Esplorazione di Verde, perché possiamo giocare questa carta solo se abbiamo Pokémon in campo senza abilità. Cerca nel tuo mazzo fino a due carte allenatore e mostra e aggiungi le carte che hai in mano. Cosa possiamo prendere? Tutti gli amuleti se abbiamo bisogno di questa carta, Malpi se c'è bisogno, una carta stadio. Ci possiamo prendere essenzialmente qualsiasi cosa. Io consiglio sempre di prendere un'esplorazione di verde e un'altra carta che potenzialmente ci serve, così al turno dopo riusiamo esplorazione di verde e andiamo all'infinito. Così, è una tattica che mi è venuta in mente così. Poi scambio di energia nel caso ci serva
per far attaccare o per spostare eccetera, spazzacampo come classico, rimuovi oggetti, centrale elettrica per elevare le abilità dei Pokémon GX, labirinto meraviglioso per far costare di uno gli attacchi dell'avversario e insomma sono sempre le solite carte, elmo scelta per subire 30 danni in meno dei Pokémon GX o X dell'avversario, quindi un minimo li pariamo. Inoltre 4 e 7 energie, ovvero 11. In teoria si giocherebbero 4 carte Silvio, ma io non ce le avevo e quindi per evitare queste cose ne ho giocati 3, però la lista vorrebbe 4 e levare un'energia. Detto questo ragazzi, se siete nuovi iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e io direi di andare a cercare subito un avversario. Avversario trovato, andiamo subito a vedere. Il nostro avversario sarà un tipo completamente acqua, spero solamente che non sia un Gyarados a caso, però la moneta di Blastoise mi tranquillizza, vediamo un po'. Speriamo non sia un mazzo troppo cancerogeno. Noi partiamo subito senza niente, come sempre. Vi ricordo che la domenica siamo sempre in live per qualche ora per giocare insieme, per provare nuovi mazzi, per provare anche i vostri mazzi che volete testare. Contest come sempre, e ovviamente ci passiamo una domenica insieme all'insegna del gioco di Pokémon online. Allora, come sempre, partiamo qua con una mano di merda. Vediamo un po' se ci esce almeno il primo Pokémon per iniziare, perché sennò qua la vedo buia come le grotte del mio ano. Ora, tre mani perdenti, complimenti al nostro amico che si pescherà il mondo. Noi partiamo fortunatamente con Gardevion, chiamiamolo così, tipo un Digimon. Gardesilvion mi sa molto di Digimon. E lui, Sleeve Acqua, Deck Acqua, tutto acqua, parte con un Vulpix. Spero solamente questo Vulpix non abbia un Ninetales di Alola, perché se no siamo leggermente impiccati nel sottopalla. Squirtle e Magikarp, attenzione, penso che abbia fatto una combo con Magikarp per da sfruttare con l'abilità di Blastoise. L'idea potrebbe essere interessante, speriamo di anestetizzarlo quanto più presto possibile. Ora, fortunatamente abbiamo la neropietra da dare a Misdreavus, non ho mai capito come cavolo si chiami questo fantasmino spugnoso. Noi diamo l'energia al Gardevoir, l'elmo scelta volendo anche Nii, usiamo il Poké Gear ma non ci esce assolutamente niente di importante, quindi lo lasciamo a vuoto. Diamo la neropietra per prenderci il Mismagius, eccolo qua, e a questo punto facciamo una cosa, usiamo il messaggio segreto, vediamo che cosa ha da dirci. Non male, abbiamo anche l'altro Sylveon, così possiamo con l'attacco di Gardevoir permetterci di caricare il Sylveon in panchina, quindi canto di fata, canto di fatalina, quella del fantabosco, due energie e andiamo avanti così. Ora abbiamo già un'altra energia, così possiamo poi magari avere già pronti un paio di Gardesilvio e siamo a posto. Volendo potremmo anche usare Arbitro dopo, ma voglio un attimo vedere come si sviluppa la partita. Omar il distruttore, quindi scarta due energie acqua, si prenderà forse un Blastoise e avrà già la caramella. Se è così potrebbe anche avere Acqua Patch e quindi caricarsi direttamente anche il Magikarp. Ok, si è preso due carte, quindi vediamo un attimo. Caramella rara, ovviamente. Eccolo là, Blastoise. Collina scrosciante per andarsi a prendere forse un altro Squirtle, così infatti, eccolo là, raga. Ormai sto iniziando a leggere gli avversari come i libri. Usa Blastoise e fortunatamente non ha niente, ma sicuramente ha preso l'acqua pace. Sicuro. Ok, attacca di Vulpix, quindi niente. Forse si era preso un altro Blastoise, non lo so, ora vediamo un attimo. Blastoise, ok, quindi si è preso un'altra caramella anziché il Blastoise, perché tanto aveva il Vulpix. Noi gli leviamo la collina che ci ha già scrosciato il sottopalla, Gardevoir, e mettiamo l'elmo scelta e usiamo Arbitro, così andiamo a limitare la sua scelta di Vulpix. Perfetto, così. Ora noi possiamo innanzitutto usare ancora Canto di Fate e andare a prendere altre due energie da assegnare al Gardesilvion, così quando avrà 6 energie possiamo fare 200 danni e levargli tutte le carte in mano. 200 danni non sono pochi, visto che lui
ha quel muccone d'acqua enorme. E quel muccone d'acqua ci potrebbe fare assai danni. Noi fortunatamente abbiamo esplorazione di verde, quindi vediamo se iniziamo quantomeno a fargli del danno a questo Pokémon, perché se no veramente ci mettiamo le aree zoologiche. Lui fa 180, quindi volendo non ci riesce a shottare neanche al primo turno. 180 e 180 sono 360, vabbè, quindi ci vuole comunque due turni. E vediamo un attimo, un altro Cardesilveon. Lo mettiamo giusto per... Usiamo esplorazione di green. E direi quasi quasi un Guzman e un'altra esplorazione di verde, che ci potrebbe tornare utile magari dopo. Ora diamo l'energia al nostro Gardesilveon e direi di andare a fare una mitica Kaleido Tempesta di quelle importanti. Quindi volendo possiamo anche spostare l'energia, ma l'andiamo a spostare una per andare a 2, 4, 5 e finire il turno. Tanto l'altra energia ce l'abbiamo in mano. Ottimo il labirinto che andremo a mettere dopo, così che il nostro amico Magi Wailord attacchi con non 5 ma 100.000 energie, visto che attacca con 6, è una cosa pazzesca. Però questo Blastoise ci avrebbe anche rotto veramente il prepuzio, ma quello incredibilmente enorme, eh. Fortunatamente abbiamo l'elmo, quindi se ci attacca sono 150 danni. 150 danni e forse farà la GX, ci fa 100 a tutti. Quante energie gli servono? Non lo... Penso ci siamo, c'ha 8 energie. Ci siamo, ci basterebbe veramente il Cristo. Camaiala. Sono 100 a tutti e 0 al principale. Ok. Il labirinto misterioso, ragazzi, lo metto ma non serve a niente, giusto nel caso voglia attaccare con Blastoise. Noi facciamo una cosa, ritiriamo e andiamo a fare, tanto comunque abbiamo 6 energie, usiamo esplorazione di verde e ci prendiamo Elmo Scelta e un'altra esplorazione di verde. Ora, visto che lui ci shotterebbe dopo, noi facciamo così e ci pariamo il culo, quindi magia miracolosa, sono 200 danni. Ora lui non ha più carte in mano, quindi lo abbiamo forse un po' fermato. Avrà per caso una Camilla ora subito a prima mano? Penso di no e spero di no. Ok, un'energia. Ora lui ci fa 180 meno 30, 150. E ragazzi, reggiamo un attacco di Magi Wailord. Noi però lo buttiamo giù. E ragazzi, sono tre premi. Sono tre premi. Lui magari pensava di shottarci, ma non ci shotti, amico. Non ci shotti. Cosa facciamo? Facciamo Kaleido Tempesta. Sono 150 danni. Regalo anch'io tre premi. Regalo anch'io tre premi. Ma voglio spostare tutte le energie sugli altri due Gardesilveon. Lui cosa ci può fare? Ci fa 160 con Blastoise. Ma non mi preoccupo più di tanto. Non mi preoccupo più di tanto. E vediamo un secondino. Lui perché da qua, se non ricordo male, Blastoise si fa anche dei danni quando attacca, quindi ci permette lo shot facile con Gardesilveon. Tre premi incredibili. Ok, tanto lui moriva in qualche maniera. Avrei potuto usare una Malpi, ma avrei potuto prendere Malpi prima, però non mi avrebbe permesso di caricare un altro Gardesilveon. Lui ci fa la burrasca della minchia, assegna un'altra energia, anzi due. Non ha nessuna carta in mano e questo mi conforta. Mi conforta. E un'altra energia sul Blastoise, che secondo me è stato un gravissimo errore. 150 danni, 30 se li assegna. E quindi cosa significa? Che io adesso, infatti, bella mossa di sta grandissima minchia, io adesso gli faccio, volendo o nolendo, 150 danni. Il caro Blastoise muore, e muore anche male. Quindi usiamo esplorazione, vediamo che cosa ci rimane. Vediamo un attimo. Malpi, volendo, ce la riprendiamo. Così magari al turno dopo possiamo anche quasi andare a levare l'altro Gardesilveon.
E ci prendiamo anche un acchiappa Pokémon. Perché quasi quasi dopo lo possiamo usare come un Elisio tattico. Ok, doppio contracchiappa e andiamo a danneggiare il buon Magikarp. Perché? Perché uno, per ritirarlo ha bisogno di 4 energie. 2, non penso quasi abbia altrettante energie, perché comunque ne ha sprecate tante. Vediamo, se ha un Guzman mi fa lo shot su Gardesilvion, io poi gli riuso Guzman su Magikarp. Ok, questa non ci voleva. Non ci voleva questo incredibile muccone ritornato lì. Ragazzi, in questo mazzo ci vorrebbe un Mr. Mime. Quasi quasi, un Mr. Mime, che fai? Non ce lo metti? E l'avversario ha quittato. Ragazzi, praticamente si sapeva che aveva perso, perché tanto mi riattaccava con Blastoise e poi moriva. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, o vi invito a passare sotto in descrizione. Ci si vede alla prossima. Ciao a tutti.